per aver abbracciato la filosofia del servizio pubblico nel difficile periodo della pandemia da Covid-19, dimostrando continuità, appartenenza e forte professionalità, in particolare per le dirette non stop condotte in studio e nei luoghi durante il lockdown, dando un fondamentale supporto alla comunicazione sociale ed economica del territorio. Queste le motivazioni che hanno portato la Camera di Commercio di Treviso Belluno a riconoscere il lavoro quotidiano del gruppo Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4, presidi di un'informazione libera e indipendente capace di raggiungere oltre 1 milione di telespettatori al giorno, prima TV locale d'Italia. A ritirare il riconoscimento accanto al sindaco di San Biagio di Callalta, sede trevigiana del gruppo, l'editore Filippo Iannacopoulos, una storia imprenditoriale che è storia del territorio, servizio pubblico, l'espressione più utilizzata da istituzioni e imprese in un pomeriggio dedicato ai premi al lavoro. Media Nord-Est sta facendo un servizio pubblico essendo un privato. Sono stati 2 anni difficilissimi, noi oggi consegniamo un premio che doveva essere consegnato 2 anni fa e credo che l'editore Iannacopoulos si meriti questo premio perché professionalità e competenze si sono viste nelle sue reti. Media Nord-Est ha dimostrato in questi anni di essere una TV che è cresciuta molto sul territorio, che ha dato un servizio importante non soltanto alle istituzioni ma ovviamente alla gente comune, un'informazione locale e non solo che diventa sempre più fondamentale e fuori dal coro. Una storia quella di Media Nord-Est che si rinnova ogni giorno attraverso la cronaca, un vero e proprio patto con i telespettatori, a dirlo anche un veneto d'eccezione. Date un servizio all'ascoltatore sicuramente più vicino a quelle che sono le esigenze di chi vive in Veneto, di come piuttosto potrebbe farlo un servizio nazionale che sì, anche se si appoggia a giornalisti locali, non può avere questo sentore. Voi avete il polso del territorio perché ci vivete.